Il 1 marzo 2001 il Presidente della Repubblica Ciampi, nella sua visita a Cefalonia, presso il Monumento Nazionale dei Caduti della Divisione Acqui, ha riconosciuto che il sacrificio avvenuto nel settembre 1943 ad opera dell'esercito tedesco è stato il primo atto di resistenza di un'Italia libera dal fascismo. A Cefalonia e Corfù, i soldati dell'Acqui decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la patria. Tennero fede al giuramento di fedeltà allo Stato italiano. Nonostante i suoi responsabili politici e militari li avessero abbandonati ad una tragica fine, al feroce eccidio da parte dei tedeschi seguirono le deportazioni nei campi di prigionia. Diversi sopravvissuti, rientrati in Italia, parteciparono poi alla guerra di liberazione dal nazismo e fascismo. I nostri reduci sono ancora oggi viva testimonianza contro la barbarie delle guerre. Hanno avuto il coraggio di celebrare la resurrezione dall'oscurità delle dittature e delle ideologie. La spiegazione diretta degli avvenimenti da parte dei reduci in scuole e manifestazioni è un'occasione di formazione per i cittadini sul valore dell'identità nazionale e della storia. Questa conoscenza diretta dei fatti è una barriera vivente, qualora qualcuno intenda ripetere nefasti errori. L'Associazione Nazionale Divisione Acqui ha come obiettivo la perpetuazione della memoria storica del tremendo massacro di Cefalonia e Corfù, dando dignità ed onore ai caduti e a chi è tornato in patria. La storia ha bisogno della memoria e l'oblio è il contrario della storia. È quindi un dovere per l'associazione festeggiare la giornata della liberazione con chi ha costruito la democrazia in Italia e che si prodiga a mantenere e migliorare questa conquista. È importante riconoscere i germi dell'intolleranza e della diffidenza, che sono origine della divisione, del non rispetto e del non dialogo. Le scelte dei militari della divisione Acqui siano strumento attivo per amare e difendere ciò che è fissato nella nostra Costituzione, il valore della pace. Ricordiamoci di amare la pace, di darci la forza per difenderla ed onorarla, sempre, ripudiando così la guerra.